Partita la prova ad eliminazione sulla distanza dei 10.000, come detto sono 20 gli atleti iscritti, 20 presenti al via, 26 giri da compiere, superato il primo, infatti sul prossimo traguardo e il contagiri evidenzierà a tutti i concorrenti 25 giri a termine, ma bisognerà attendere i meno 16 per sentire lo spiro della campana, i meno 15 per avere una prima eliminazione. Passaggio dei meno 25. Ti faccio una foto, dai. Tra breve avremo il passaggio dei meno 23 giri da parte di tutti gli atleti in gara, atleti che peraltro si mantengono fino a questo momento in una formazione compatta, stanno procedendo anche ad una discreta velocità, forse la luce del fatto che questi primi passaggi vengono considerati a punto, quindi la prima eliminazione sarà a meno 15, per una campana a meno 16. Ripeto, prima eliminazione a meno 15, per la campana che suonerà il giro prima a meno 16. 15 atleti dei 20 in gara verranno eliminati e la volata sarà solo per i 5 rimasti ancora sul percorso. Gruppo di atleti ancora super raccolto, rivediamo grande equilibrio in questo momento della gara. Meno 22, ribadisco ancora, campana a meno 16, prima eliminazione a meno 15. Atleti che stanno avvicinandosi ormai al traguardo dei meno 21, quindi fra qualche giro cominceremo ad entrare nel vivo anche di questa ultima finale. Ricordo ancora che termina la premiazione di queste ultime gare. Siamo a meno 21, ancora qualche giro e a meno 16 suonerà la campana. Atleti che si stanno avvicinando al traguardo dei meno 20, nulla da evidenziare rispetto a prima, questo cambiamento alla guida del gruppo, ma la formazione è ancora compatta. Meno 20 dal termine, ancora 3 giri a vuoto, a meno 16 squillerà la campana e da meno 15 cominceremo ad eliminare. E sicuramente l'andatura aumenterà. Siamo in prossimità di meno 19 al termine. ...37,50 al giro, quindi stanno aumentando, direi, rispetto ai primi, anche in maniera considerevole la propria andatura di atleti sul percorso. Peraltro adesso stiamo anche addirittura assistendo, se non vedo male, ad un allungo, ad un forcing portato proprio
da un atleta della Polisportiva di Belluccio, che ha avuto un po' l'effetto di smuovere il gruppo alle sue spalle. Infatti siamo scesi a 30.09, quindi decisamente questo allungo, questa sprint, questo monito ha dato viva città all'intero gruppo di atleti, che si va via via ricompattando dopo essersi leggermente sfilacciato sul passaggio precedente, che era targato meno 18. Siamo a meno 17 e bisogna attendere ancora un giro per sentire la campana, perché quella squillerà a meno 16. Meno 17, superato anche questo traguardo, il gruppo ancora compatto, fatta eccezione per qualche sporadico ritardo che ha pagato un po' a caro prezzo quell'allungo che è stato dettato in precedenza. Siamo finalmente a meno 16, quindi tra breve si va la campana c'è il 4, ci sono dei ritardi nelle ferrovie, quindi questo corposo gruppo di testa può viaggiare con relativa tranquillità alla luce di due o tre atleti che hanno tardati sul percorso proprio alla luce del fatto che in precedenza c'è stato quel vivacizzarsi improvviso nello svolgimento della gara, per l'appunto. Siamo alla prima viene eliminato il concorrente 228 al passaggio dei meno 15, appena superato Lecchi Edoardo, che si deve fermare, naturalmente deve abbandonare il percorso. Siamo guardo dei meno 14, abbiamo atleti che si sono attardati sul percorso, quindi dobbiamo attendere per comunicare l'eventuale. Viene eliminato sulla gira meno 13 concorrente 221 Pozzoni Andrea, eliminato il concorrente 221 sul traguardo dei meno 14 Pozzoni Andrea. Siamo 13 almeno per la testa, ma c'è ancora un ritardo alle loro spalle. Viene eliminato il concorrente 236 sul traguardo dei meno 13, quindi Ripamonti Jonathan si deve fermare perché è eliminato. Siamo in possibilità di meno 12, avremo un'altra eliminazione, ma anche in questo caso ci sono dei ritardi alle spalle del gruppo di testa. Viene eliminato al traguardo dei meno 12 il concorrente numero 31, Lazzarini Giacomo, che si deve fermare perché è eliminato. Siamo in prossimità dei meno 11 dalla conclusione, avremo un'altra eliminazione, tanto stiamo chi sta sul percorso di gara annullando e cancellando i ritardi, le code. Eliminato il concorrente numero 53 Merlini Michele, eliminato il concorrente 53 Merlini Michele, questo al traguardo dei meno 11. Ci stiamo avvicinando ai meno 10, avremo una ennesima eliminazione per un gruppo di testa compatto, ma alle loro spalle c'è un paio di ritardi. Viene eliminato il concorrente numero 919, eliminato il concorrente 919 Luca Mauri,
che si deve fermare perché eliminato. Ci stiamo avvicinando ai 9 giri dalla conclusione. Viene in corso quella dei meno 9. Viene eliminato il concorrente numero 95. Eliminazione per il concorrente 95 Paraonia. Questo al traguardo dei meno 9. 8 giri alla conclusione. Un gruppo che adesso si è davvero compattato, davvero compatto, perché sono state eliminate tutte le code, quindi traguardo dei meno 8, eliminazione in corso, attenzione a tutti, eliminazione in corso meno 8 al termine. Viene eliminato il concorrente numero 429, Pedrinelli Simone. Viene ammonito il concorrente 315, Silva Paolo. Dopo ammonizione va in diffida, diffida per il concorrente 315, Silva Paolo. Siamo a meno 7 giri dal termine, eliminazione in corso, attenzione atleti. Viene eliminato il concorrente numero 47, Risoli Andrea, si deve fermare. Siamo in prossimità dei 6 giri al termine. Sempre lui che fa casino, sempre lui. Un cognome è lui che fa casino. 11 atleti ancora sul percorso di gara. Eliminazione numero 6. Eliminato il concorrente 277, Brotto Alessio. Eliminato il concorrente 277, Brotto Alessio, che si deve fermare. Siamo a meno 5 dalla conclusione, ancora 5 atleti verranno eliminati da qua in avanti. Eliminazione in corso, quella numero 5, attenzione atleti. Eliminato il concorrente 315, Silva Paolo. Eliminato il concorrente 315, Silva Paolo, al traguardo dei meno 5. Siamo a 4 giri dal termine, 4 eliminazioni ancora, 9 atleti sul percorso di gara. Eliminazione in corso, quella dei meno 4, attenzione atleti. Eliminato il concorrente 465, Vincenzo Quadarella. Eliminato il concorrente 465, Quadarella Vincenzo, che si deve fermare. Siamo a 3 giri dal termine. Altra eliminazione in corso, attenzione atleti. Viene eliminato il concorrente numero 76 di Stefani Fausto, eliminato il concorrente 76 di Stefani, 7 atleti sul percorso di gara, altre 2 eliminazioni, intanto c'è un allungo portato da una porta colore della polisportiva di Bellusco che sta allungando su tutto il gruppo per mettersi a riparo da possibili eliminazioni. Eliminato il concorrente numero 52, Gabriele Baglietta, che si deve fermare, eliminato il passaggio dei 2 giri dal termine. Intanto è Marco Bedona, l'atleta che sta portando avanti questo lungo con successo. Attenzione, l'atleta numero 52, Baglietta, si deve fermare. L'atleta Baglietta si deve fermare. Campione, ultima eliminazione.
viene eliminato sull'ultimo giro il concorrente 212 Verbio Simone, quindi la volata finale verrà disputata tra Riccardo Lorello, Riccardo Bossi, Marco Redon, Samuel Morrison Samuel e Andrea Pinco. Questi cinque atleti ancora in gara che si avviano a fare la volata finale e a chiudere anche questa vincente prova ad eliminazione.